Ben ritrovati con il TGL News delle ore 11 di sabato 2 settembre. Sono già 6.500 i bambini idonei al vaccino, mentre 300 inviti sono stati inviati alle famiglie per mettersi in regola. Sono i dati resi noti dall'ASL Piacenza che, su indicazione della regione, ha inviato alle famiglie la documentazione relativa allo stato vaccinale dei bambini per i quali è obbligatorio il vaccino al fine di frequentare asili e scuole materne. Sul nostro sito liberta.it trovate tutti i dettagli. Niente cassa integrazione straordinaria, almeno fino a quando non ci sarà un piano di rilancio serio. Dal Ministero del Lavoro è arrivato un ALT alla richiesta della proprietà di Malo di avviare la cassa integrazione per i suoi dipendenti, tra cui 38 dello stabilimento di Borgonovo. Se ne riparlerà l'11 settembre, data entro la quale Malo presenterà al Ministero un piano industriale di rilancio. In caso di piena, argini più sicuri. Sono iniziati i lavori di pulizia della vegetazione ripariale, svaso e ricalibratura dell'alveo del torrente Nure nel tratto a valle del ponte dell'A21, a cavallo degli abitanti di Roncaglia e Fossadello, nei comuni di Piacenza e Caorso. Un intervento finalizzato al miglioramento della capacità di deflusso delle acque in caso di piena. Incendio nella notte in un ristorante a Piacenza. In base alle prime informazioni, erano in corso le pulizie poco dopo la mezzanotte quando sono divampate le fiamme all'interno del locale. Una persona è rimasta intossicata a causa del fumo ed è stata condotta al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Del caso si sta occupando la polizia. Chiudiamo con lo sport, vigilia di partita per Piacenza e Pro Piacenza, le due squadre di calcio cittadine che domani affronteranno la seconda giornata del campionato di Serie C. Biancorossi impegnati in casa contro il Cuneo, rossoneri invece attesi dalla Carrarese. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è alle 13.15 con il TGL.